Salve ragazzi, sto per andare al lavoro e niente, mi continuano ad arrivare segnalazioni di persone, gente che viene maltrattata e sfruttata qui in Germania sul luogo di lavoro. E quello che volevo dire è che quando credete veramente che di non avere possibilità di non poter fare niente, sbagliate. Qui basta denunciare e le cose in teoria dovrebbero risolversi come in qualsiasi parte del mondo. Non abbiate paura di proprietari arroganti che vi sfruttano e che vogliono tenervi nell'ignoranza senza sapere le leggi tedesche, ma denunciate e alzate sempre la testa, sempre, così saranno loro ad avere paura. Perciò non abbiate paura, denunciate sempre, alzate sempre la testa, non avete paura che qui in Germania i vostri diritti valgono. È sempre un dare avere, ma comunque valgono. Purtroppo non posso fare né nomi né menzionare luoghi, però niente. Il problema sono sempre gli italiani, ragazzi. Sempre gli italiani. Lavorate all'estero il meno possibile per gli italiani. Che poi vorrei dire, no, a questi proprietari italiani che vogliono fare i furbi e sfruttare i propri connazionali, ma non vi sentite delle merde? Cioè, vi sentivate merde in Italia e dovete far sentire merde la gente all'estero? Spesso poi non è nemmeno il fatto di sentirsi delle merde in Italia, è proprio il fatto di odiare gli italiani. Cioè, magari sono figli di italiani che odiano gli italiani. Pensate, dove lavoravo prima il proprietario faceva dei meeting separati proprio per gli italiani. Cioè, facevamo un meeting da una parte, faceva prima il meeting per i tedeschi e da una parte faceva il meeting per gli italiani, ecco. Il problema era che agli italiani diceva il falso e magari dichiarava il falso per intascarsi più soldi, per ingannarci, per farci lavorare di più e per non pagarci. E purtroppo sì, è successo. Per questo, ripeto, ovunque andiate, imparatevi la lingua e cercate di stare il meno possibile con gli italiani che se hanno la possibilità vi inganneranno sempre e vi sfrutteranno sempre. Adesso io vado. Ciao ragazzi, buona giornata.